Ciao ragazzi, oggi parliamo di Danny Padilla, detto The Giant Killer, cioè l'uccisore di giganti. Un atleta che nonostante la bassa statura, sul 1,58 m, è riuscito grazie al suo fisico estremamente simmetrico, ben proporzionato e scolpito, a ritagliarsi uno spazio tra i migliori bodybuilder della Golden Era. Una sorta di piccolo Davide dell'era moderna che sconfigge il gigantesco Golia. Enjoy! Dennis Padilla, detto Danny, nasce a Rochester, nello stato di New York, il 3 aprile 1951. Sesto figlio di una famiglia di 10 fratelli, si può dire che Danny sia nato con i pesi in mano. Già all'età di 8 anni comincia a cimentarsi con i pesi, emulando un fratello e un cugino che si allenavano per prepararsi per il wrestling. Il vedere campioni del calibro di Dave Draper, Chuck Sipes, Chet Orton e Roy Colbert su alcune riviste completa il quadro, e Danny sin da bambino rimane affascinato dal mondo del bodybuilding. Suo padre non capisce la passione del figlio, il suo allenarsi tutti i giorni, ma Danny ha un sogno, diventare Mister America e Mister Universo, e persegue i suoi obiettivi con caparbietà. Comunque, la scalata ai vertici del bodybuilding per Danny non è una passeggiata. La sua carriera agonistica inizia alla grande quando, nel 1970, con un peso sui 67 kg, vince la gara della sua città, il Mister Rochester, il che lo sprona a continuare. Tra il 1970 e il 1972 domina la scena locale dello stato di New York, vincendo il Mr. Buffalo e il Mr. Syracuse, e si sente pronto per competizioni più importanti, ma la salita inizia a farsi più ripida. Nel 1972 partecipa al Mr. America Junior AAU, classificandosi ottavo. Nel 1973 ci prova col Mr. America AAU, ma non va oltre il 15° posto. Nel 1974 ritenta il Mr. America AAU, ma si classifica 18°. Lo stesso anno al Mr. World AAU, nonostante l'ottima forma portata sul palco, rimane relegato fra gli ultimi. Il problema non è la sua condizione di forma. Dopo la gara, i giudici gli dicono che, nonostante abbia ottime proporzioni, è troppo basso per essere un bodybuilder di successo. Deluso da queste considerazioni, nel 1974 Danny decide di cambiare federazione, passando dalla AAU alla IFBB, nella speranza di ricevere un trattamento più equo, una scelta che si rivelerà vincente. Nel 1975 vince il titolo assoluto di Mr. USA IFBB ed entra in contatto con i grandi della IFBB. Joe Weider lo invita a trasferirsi in California per prepararsi al Mr. Universo. Alla Gold Gym i suoi sogni diventano realtà e il resto è storia. Ha modo di partecipare al film Pumping Iron, ma per motivi politici di cui parleremo un'altra volta, le scene in cui figura sono ridotte al minimo. Nel 1977 diventa Mr. America IFBB e vince il Mister Universo fra i pesi leggeri. Il mito del Giant Killer comincia a prendere forma. È tempo di mirare al bersaglio grosso. Fra il 1978 e il 1985 Danny partecipa a 6 edizioni del Mister Olympia, ma senza grosse soddisfazioni. Ricordiamo l'infame e controverso Mister Olympia del 1981, dove si presentò nella migliore condizione della sua vita, con un peso in gara sugli 80 kg distribuiti su 1,58 m di statura, squartato all'osso. Ma dovette accontentarsi del quinto posto, mentre la vittoria andò ad un Franco Columbu con la ginecomastia e senza separazione nelle gambe. Con tutto il rispetto per Franco, uno dei momenti più bassi della IFBB insieme al Mister Olympia 1980. L'esito del Mister Olympia 1981 in qualche modo uccide l'entusiasmo e le speranze di Danny, che comunque continuerà a gareggiare nella IFBB fino al 1990, anno in cui otterrà alcuni dei podi più prestigiosi della sua carriera professionistica. Nel 1990 si aggiudica un secondo posto al Niagara Falls Pro Invitational ed un terzo posto alla Notte dei Campioni. Raggiunti i 40 anni, nel 1991 Danny viene contattato da Vince McMahon e, solleticato dall'opportunità di guadagnare un po' di soldi, passa alla WBF. Purtroppo la WBF avrà vita breve e alcuni anni dopo Padilla tornerà nella IFBB, partecipando ad un paio di edizioni del Mr. Olympia Masters, ottenendo un settimo ed un decimo posto rispettivamente nel 1994 e nel 2000. Il Mr. Olympia Master del 2000 è la sua ultima gara. A 49 anni, dopo 30 anni di carriera, Danny lascia le competizioni, ma il suo nome rimarrà nella storia, tanto che nel 2009 verrà inserito nella Hall of Fame della IFBB. Oggi, a 73 anni, Danny è un arzillo signore e possiamo vederlo in numerose recenti interviste apparse sul web dove racconta la sua storia e aneddoti della Golden Era del bodybuilding. In palestra, Danny adottava i metodi tradizionali della Golden Era. Agli inizi ha praticato il powerlifting e il sollevamento pesi olimpico, che gli hanno dato una base per la corretta esecuzione dei movimenti, ma in seguito si è concentrato sul bodybuilding, utilizzando routine ad alto volume e frequenza.
Lo vediamo in azione mentre allena spalle e braccia. Lontano dalle gare si allenava 4-6 giorni a settimana, esercitando ogni gruppo muscolare due volte ogni 7 giorni, con la split seguente. Giorno 1, petto e schiena. Giorno 2, spalle e braccia. Giorno 3, gambe. Eseguiva 2-3 esercizi per distretto muscolare e per ogni movimento faceva 5 serie da 12 ripetizioni, mantenendo il carico costante. Di fatto, le prime 2-3 serie erano una sorta di riscaldamento, mentre gli ultimi due set erano tirati al limite. Se riusciva a fare 12 ripetizioni in tutti e 5 i set, nell'allenamento seguente aumentava il carico. Il tempo di riposo fra le serie era breve, intorno al minuto, e spesso eseguiva gli esercizi per petto e schiena o bicipiti e tricipiti in super serie. Nonostante l'alto volume, i suoi allenamenti duravano circa un'ora, quindi l'intensità era notevole. In prossimità delle gare, Danny portava gli esercizi per gruppo muscolare a 4 e aumentava la frequenza allenando ogni distretto 3 volte a settimana, praticando 2 sessioni di allenamento al giorno, in linea con il metodo di Arnold Schwarzenegger. Riguardo la dieta, in prossimità delle gare, Danny seguiva il classico approccio a bassi carboidrati e basse calorie tipico della Golden Era. Riassumendo, Danny Padilla ha incarnato il prototipo del piccolo uomo che combatte con successo i giganti, una sorta di Davide dell'era moderna che sconfigge Golia e tutte le avversità. Nonostante la politica presente nel bodybuilding, Danny ha gareggiato con caparbietà per 30 anni, conquistando alcuni dei titoli più prestigiosi dello sport, ed è riuscito a ritagliarsi un suo spazio nell'Olimpo della Golden Era. La Golden Era, appunto, un periodo in cui gli atleti erano meno esagerati, meno standardizzati. Di ognuno emergevano le particolarità fisiche e caratteriali, i punti di forza e di debolezza. L'imperfezione di ciascuno contribuiva a differenziare e caratterizzare l'individuo, rendendolo unico sul palco e nella vita. Troppo spesso oggi si sente dire che gli atleti sembrano tutti uguali. Ma bando alle nostalgie, il mondo evolve e vedremo dove ci porteranno le nuove tendenze. Ciao, alla prossima!